Allora, vi faccio un video velocissimo, giuro veramente, stavolta velocissimo, perché ho anche poco tempo e voglio solamente farvi vedere delle cosine che mi sono arrivate dal sito di Romwe, mi sono state regalate e inviate, però le ho scelte io. E vi ho messo una foto su Instagram, non so se mi seguite anche lì, mi chiamo Gemmina Franci, se volete seguirmi lì avevo messo una foto del pacchetto, non del pacchetto, ma delle cose impacchettate, insomma. Inizio subitissimo, mi sono messa il fiocchetto nuovo di Accessorize, guardate che carino. Allora, la prima cosa che ho scelto è questa specie di felpina che mi è piaciuta da morire, veramente questo pacco mi è piaciuto un sacco. E questa qui è la taglia unica, quindi avevo paura che fosse troppo piccola, però mi sta un pochino corta, ma è giusta, insomma, non mi sta stretta. Ed è una felpina di questo verde molto scuro, con tutte queste volpine disegnate sopra. È stupenda, veramente. Questa volta ho azzeccato proprio la roba, perché sono delle cose davvero davvero carinissime. Vedete, fatta così, una semplice felpina, è abbastanza calda, è un pochino corta qui, vedete, però insomma non è stretta, anche le braccia sono lunghe giuste. E quindi mi sta bene e mi è piaciuta. E ci ho azzeccato. Poi, oh, era caduta. Poi un'altra cosa di vestiario che ho preso, l'ultima cosa di vestiario, è questa camicetta qui, Bordeaux. Di questo ho preso la L perché le camicette di solito mi stanno sempre un pochino strette, mi danno fastidio nelle braccia, così. E quindi vedendo le misure ho preso la L. Però devo dire che mi sta veramente bene, è molto comoda, non è stretta perché è un materiale, non è elastico, però è molto sottile, molto morbida. Me l'aspettavo molto più rigida a vederla dalla foto, insomma, mi sembrava molto rigida e invece vedete che è molto molto morbida. Le uniche parti più dure sono le manichette e il collettino, che è molto molto rigido. Ed è anche di un colore un po' diverso, di una stoffa diversa, però comunque è molto molto carina. I bottoncini si coprono quando la chiudete, perché stanno qui e poi c'è questo coso, quindi non si vedono più i bottoncini. È fatta molto bene, c'ha questi dettagli qui sulle spalle, fatta così, e dietro è tutta liscia. Non è né troppo lunga né troppo corta, mi sta veramente perfetta. Quindi, se siete un po' come me, prendete la L, non nessun problema. Insomma, vi sta benissimo, vi starà perfetta. E mi è piaciuta tantissimo anche questa. Vi metto i link se trovo ancora queste cose, vi metto i link diretti sotto, così lo trovate subito. Poi ho preso due anelli, ovviamente. Uno mi è piaciuto più di quello che mi aspettavo, l'altro meno. Questo qui è quello che mi è piaciuto di meno. Nel sito sembrava molto più carino. È praticamente un bastone con tutti i sette nani sopra. Vediamo se riesco a mettervelo a fuoco. Dovrei esserci riuscita. Vedete, è un anello fatto a due e già è un po' scomodo. Però mi piaceva dalla foto, quindi l'ho voluto prendere, ma è un po' troppo grosso e troppo pesante. Vedete, ha un bastone con tutti i sette nani sopra. L'idea è davvero molto carina, però ripeto che è un po' troppo grosso, quindi non lo so se riuscirò ad utilizzarlo, però magari per fare qualche foto delle unghie, tipo così, può essere carino, ma non so se lo metterò mai per andare in giro. Invece quest'altro anello me lo aspettavo più brutto, sinceramente, perché in foto non era così bello. E è arrivato con la tazzina staccata, però forse si sarà rotto nel viaggio, anche se era impacchettato abbastanza bene, quindi non lo so. Comunque metterò un pochino di colla qui. E questo qui dicevo che sembrava molto più brutto dalla foto perché non era... Così vedete che è tipo dorato e qua è tutto perlatino con i brillantini. Invece in foto era uno di quei materiali. Vediamo se ho qualche anello. Ecco, aspettate. Dalla foto sembrava di questi materiali così, sono
sul dorato, però di questi qui opachi. E invece vedete che è molto luminoso e fatto bene, insomma, non è tipo così, come si può dire? Tipo grezzo, insomma, opaco sembrava. E invece è abbastanza brillante, è molto molto carino. C'è la teiera, c'è il cucchiaino e poi c'è la tazzina che dovrò incollare. Però l'avevo preso così giusto per finire il budget, ma mi è piaciuto davvero tanto tanto. È molto molto carino. Poi l'ultima cosa, ok, l'ultima cosa in realtà mi era arrivata un po' di tempo fa e me l'avevano regalato, quindi cioè non l'avevo scelto io, me l'avevano mandato come regalo di Natale, anche con un bigliettino carinissimo con scritto auguri di buon Natale, tipo con tutte le colombine, non so che cosa c'entrano perché le colombe sono di Pasqua, però vabbè, mi hanno fatto una specie di sorpresa di Natale e mi avevano regalato questo cappellino qui nero con la scritta Romwe, che sinceramente non è proprio il mio stile. Adesso non me lo vado neanche a mettere perché se no mi spettino. Non è proprio il mio stile, però è abbastanza caldo e mi ricordo che l'avevano fatto per non so quanti anni dall'apertura di Romwe, insomma, come accessorio così per anniversario, per il loro anniversario. E quindi me l'avevano regalato approfittando di Natale, ancora non ve l'avevo fatto vedere. E niente, insomma, un cappellino così nero, normale, di questi qui che vanno adesso. E quindi niente, Gemmina sta qui che forse vi vuole salutare. C'ha una cosa bianca sul naso, che cos'è, Gemma? Vieni qua, dai, vuoi venire o no? Hoppala, fa un po' le finte, Gemmina. Eccola qua, dai, saluta. Ciao! Oh, amore, che carina. E quindi niente, questi qui erano le ultime cosine che mi sono state inviate da Romwe. Video velocissimo, insomma, è durato tipo 7 minuti. Vabbè, io non lo so come fa. Il coso mi va avanti, no, il contatore, come si dice? Il cronometro, tipo, va avanti da solo. Io non me ne accorgo mai. Sembra sempre che ho parlato 2 minuti, invece poi mi accorgo che il video è venuto di 20 minuti. Vabbè. Vi saluto, vi mando un bacione grossissimo. Non dimenticate di mettere mi piace se vi è piaciuto il video, di iscrivervi al canale se vi va. Vi mando un altro bacione e ci vediamo prestissimo. Ciao Gemmine!